Ciao Davsim, ma che bella cosa, i social network, che ne dite? Fantastico, siamo arrivati ad una nuova frontiera anche del giornalismo, permettetemi, perché io l'ho detto più volte in passato, io non mi aspetto questo tipo di giornalismo e se sono qui a parlarvi di Pogba alla Juventus è soltanto, quasi esclusivamente, perché c'è tutto sport, in particolare che ci ha fatto il titolone di prima pagina. Oggi, in questo 8 novembre. E quindi, evidentemente, la cosa ha assunto una certa rilevanza e una certa risonanza e vorrei sommessamente dirvi la mia, perché so che ogni volta che parliamo di Pogba alla Juventus, io per primo andiamo tutti in fibrillazione. Però, come sempre, è giusto rimanere su un piano di equilibrio, di serenità e anche di un certo distacco rispetto a quello che succede, perché altrimenti ci facciamo travolgere da qualsiasi situazione, perdiamo completamente il lume della ragione. Che cosa è successo? Beh, lo sapete probabilmente benissimo perché credo di averlo scoperto in ritardo rispetto a molti perché mi era sfuggita questa cosa. Insomma, post di Leonardo Bonucci su Instagram, celebrativo della vittoria di mercoledì contro la Lokomotiv Mosca, quindi questo è avvenuto nella giornata di ieri, era 8 novembre. Tra i commenti, oltre a quello della Juventus, naturalmente, che ultimamente sta interagendo un po' di più con i suoi calciatori, non ancora con i tifosi, ma piano piano ci arriviamo ad avere un profilo social un po' più dinamico e interattivo, c'è stato poi anche il commento di Paul Pogba, il commento di Pogba a Bonucci, mamma mia. Cioè, questi sono i titoli, questi sono gli argomenti, questi sono gli argomenti. Il commento di Pogba a Bonucci. Cosa ha scritto Pogba? Capitano! Eccetera. Insomma, avete visto, come vi mostro anche a grafica. Questo è quanto, cioè, è un commento di Pogba, è un commento di Pogba a Bonucci. Ora, il buon rapporto tra Pogba e Bonucci credo che sia stato più volte riscontrato e dimostrato, non lo scopriamo adesso, così come l'ottimo rapporto tra Bonucci e Dybala. Pogba e Dybala, ma Pogba è in ottimi rapporti con tanti giocatori della Juventus. Ricordate qualche mese fa alla festa praticamente per Barzagli che ha smesso di giocare, c'era anche lui e Barzagli disse non me lo aspettavo, Chiellini disse non mi aspettavo che venisse anche Paul. Un attaccamento ad un ambiente in cui è stato bene. Poi ce la siamo anche presa tanto con Pogba quando ha detto mi sono sentito in vacanza alla Juventus, ma qui al Manchester United sono tornato a casa. Però alla fine sono dichiarazioni che da professionista, per il rispetto e anche per una questione, diciamo, di pubblico, ecco, di rapporto con i tifosi della società in cui ti trovi, devi dire o comunque ti capita di dire, non c'è da indignarsi più di tanto. D'altra parte, è un rapporto di odio e amore tra noi juventini e Pogba perché lo odiamo per essersene andato, ma lo amiamo e lo vorremmo di nuovo indietro. Questo è chiaro, inevitabile. D'altra parte, e qui entriamo sul piano sportivo, se mi permettete, poi vi dico come la penso su come viene gestita questa notizia. Sul piano sportivo, che cosa dobbiamo dire? Che certamente Pogba alla Juventus sarebbe possibile, nel senso che sarebbe possibile utilizzarlo, averlo, sfruttarlo, farlo giocare, pur essendo molto molto complicato dal punto di vista naturalmente dell'acquisto, quindi dell'operazione di mercato in sé. Ma in una Juventus della prossima stagione, chiaramente non di gennaio, io Pogba ce lo vedo bene. In che senso? Nel senso che la Juventus del prossimo futuro è una Juventus che probabilmente ha ceduto Emre Can. Si parla anche di Emre Can con Mandzukic al Manchester United in scambio con Pogba, ma sono cose che vanno avanti da settimane, si trascinano, ma non c'è molto di concretezza. Dicevo, una Juventus che si è comunque liberata di Emre Can perché è stato un investimento non gestito bene o forse fatto male, nel senso che è un giocatore validissimo, ma non l'abbiamo mai sfruttato. Ed è in uscita, non so se andrà via a gennaio, ma credo che difficilmente sarà ancora un giocatore della Juventus la prossima stagione. Con un Khedira che non può dare continuità di prestazione, potrebbe lasciare la Juventus alla fine di questa stagione e molti se lo auspicano. Con un Matuidi che potrebbe continuare a giocare la prossima stagione, ma da riserva. Con meno presenza rispetto a quella attuale, chiaramente hai questi tre giocatori in meno a centrocampo che ti consentono di inserire un nuovo giocatore e senza avere più il discorso degli esuberi. Quindi avresti un centrocampo con Ramsey, Bentancur, Pjanic, Pogba e Rabiot. Poi magari puoi aggiungerne anche un altro,
Però devo dire che con questi 5 vai veramente alla grande. Magari Matuidi, ecco appunto, che resta a fare da riserva. E quindi Matuidi fa il sesto centrocampista e hai questi 5 qui. Non male, dannazione, assolutamente non male. C'è, dicevo, il problema commerciale, cioè il problema, diciamo, del mercato. Però Pogba è possibile alla Juventus in senso strettamente tecnico la prossima stagione. Adesso no, io l'ho detto più volte, io a gennaio. Non mi faccio illusioni, non mi aspetto nulla perché abbiamo dei giocatori in esubero. C'è ancora Perin, c'è ancora Piazza, c'è ancora Mandzukic, c'è Rugani che probabilmente andrà lui fuori lista Champions con il rientro di Chiellini per gli ottavi. Emre Can è fuori lista Champions, cioè Perin, l'ho già detto, non possiamo fare altri acquisti se non facciamo evidentemente delle cessioni. Quindi a gennaio non mi aspetto nulla, ma sarebbe secondo me da matti aspettarsi davvero Pogba a gennaio, cioè è complicata come cosa, non sono operazioni che puoi fare veramente a gennaio, neanche con uno scambio di contropartite con Emre Can e Mandzukic, che ripeto sono già fuori lista Champions. Poi cosa fai? Togli Rugani per far rientrare Chiellini e poi a centrocampo chi metti? Fuori Khedira che fin qui sta giocando sempre? Io lo farei, ma non so quanto sia disposto a farlo Sarri nel momento in cui gli arriva Pogba, senza contare che adesso con Rabiot in quel posto, in quella posizione che ancora deve trovare continuità di prestazioni, andresti un po' a stroncare la crescita di alcuni giocatori e del collettivo di questa squadra. Ovviamente non significa che sono contrario a Pogba, ma credo che Pogba alla Juventus come ritorno troverebbe tempi più maturi alla fine di questa stagione, quindi per la stagione 2020-2021. Ripeto, c'è un discorso di mercato che è veramente complicato perché parliamo di un giocatore che attualmente vale ancora grosso modo 100 milioni. Guadagna quello che guadagna al Manchester United. È infortunato, fin qui in stagione ha collezionato solo 6 presenze, tutte per 90 minuti, una in coppa e 5 in campionato, facendo soltanto 2 assist. Poi si è infortunato alla caviglia, in questo momento è in fase di recupero, rientrerà tra qualche settimana a tutti gli effetti. Anche queste dichiarazioni ha fatto Pogba, che lui sta, diciamo, soffrendo questa lontananza dal campo, del non poter dare una mano alla sua squadra che non sta assolutamente andando bene. E d'altra parte c'erano già stati, se vogliamo, degli scambi, degli incitamenti reciproci tra Pogba e Bonucci e Pogba nelle scorse settimane, visto appunto che Pogba stava lavorando sodo, mettendo anche video sui social e su Instagram in particolare sul suo lavoro di recupero per tornare in perfetta condizione dopo l'infortunio appunto alla caviglia. Tra l'altro, caro Paul, sono infortunato anch'io alla caviglia, sono 2 settimane che non gioco al calcetto, quindi ti capisco perché sto soffrendo tanto. A parte queste cose su cui bisogna sorvolare, il discorso dei giornali. Perché veramente noi siamo qui a parlare di una cosa che non ha nessuna consistenza. Perché? Perché un giocatore ha scritto un commento? Allora io vi invito davvero ad essere attenti, lucidi, intelligenti e vigili. Perché non possiamo dipendere nel racconto del calcio, delle situazioni che si vengono a creare, da giornali e giornalisti, da redazioni, TV e quant'altro. Che appena c'è una situazione visibile, palese sui social, ne fanno una notizia, ma senza quell'evento e a prescindere da quel dettaglio, non avrebbero detto nulla, non sarebbero stati in grado di raccontarci nulla. Voglio dire, tu giornalista devi saperlo prima che Pogba scriva il commento, che Pogba può tornare alla Juve, altrimenti tu non stai facendo il giornalista, perché il commento di Pogba, che quando ho visto stamattina aveva oltre 11.000 like, cioè, capite cosa significa? Capite il volume, la portata di tutto ciò, della notizia e quanto. Cioè, lo sanno già tutti che Pogba ha scritto capitano a Bonucci su Instagram. Non c'è bisogno che ci fai la prima pagina o che ci vai a ricamare dicendo: ecco, Pogba ha scritto capitano a Bonucci, uguale torna alla Juventus. Perché a parte che non c'è questo nesso logico, ma non c'è. Ma poi, se anche ci fosse vagamente un collegamento tra l'aver scritto un commento ad un ex compagno di squadra e ancora amico e un'operazione di mercato, tu giornalista me lo devi dire prima, me lo devi scoprire prima, dovresti avere le tue fonti prima, non puoi aspettare quello che succede sui social. È un po' quello che è successo per tante situazioni, rinnovi di contratto, operazioni di mercato fatte o saltate. Tante volte arrivano i giornalisti, leggono quello che succede sui social e fanno delle deduzioni logiche. Ma scusate, ma allora a questo punto sono bravo anch'io a fare il giornalista. Anche tu, anche lei, anche voi, tutti siamo bravi a fare i giornalisti perché andiamo sui social, tutti vediamo quello che scrive Pogba, quello che scrive Bonucci, sono personaggi famosissimi. E ci facciamo le nostre idee. Che bisogno c'è di andare a leggere sui giornali una roba simile? Quindi, da questo punto di vista, io non mi aspetto, cioè vorrei non trovare più sui giornali italiani e non solo, ma in Italia la cosa è veramente molto negativa, questo genere di racconto.
Non posso trovare in prima pagina Pogba torna alla Juve perché Pogba ha scritto un commento a Bonucci il giorno prima, non c'era nulla, c'era un'inconsistenza rispetto a tutto questo. Lo trovo veramente disarmante come livello di giornalismo. Perdonatemi, perdonatemi, spero che qualche giornalista sia in ascolto e che mi dia ragione o comunque possa, no, perché, non perché voglio aver ragione, ma perché spero che ci sia nei giornalisti, nella maggior parte dei giornalisti, la consapevolezza che questo non è giornalismo e che questo non è un servizio vero a noi, alla collettività, agli utenti, perché noi vorremmo conoscere le cose in maniera più approfondita, più viscerale, non così come possiamo conoscerle a prescindere dai giornali, ripeto. Quindi la mia personale opinione, la mia personale posizione è che il commento di Pogba è il commento di un professionista, amico, collega ad un ex compagno di squadra con il quale ha un ottimo rapporto, avendo visto la partita e complimentandosi con Bonucci per il salvataggio sulla linea, oltre che per la grande prestazione. Niente altro, davvero non possiamo star qui a ricamare, perché poi Bonucci ha fatto il salvataggio sulla linea, ha fatto dei lanci mostruosi e ha tenuto la difesa come andava tenuta, nonostante le difficoltà dell'attacco della Lokomotiv, che comunque abbiamo analizzato e su cui ci siamo già confrontati. E non posso pensare che ci sia qualcos'altro dietro questo commento. Quindi il mio intento era quello di dirvi la mia, ma di stimolarvi a ragionare il più possibile per tenervi alla larga ed esenti da coinvolgimenti che sono più emotivi che razionali quando succedono queste cose. Cercate di non fare l'equazione troppo semplice. Pogba ha scritto il commento, Pogba ha messo like, come quando dicevano Modric mette like ai giocatori dell'Inter, quindi va all'Inter, ve lo ricordate? Modric è mai andato all'Inter, cioè capite che questo non è giornalismo. Ecco, mi è venuto nel finale del video un esempio plastico di quello che dicevo all'inizio. Non possiamo andare avanti così, quindi cerchiamo di non farci abbindolare. Vi ringrazio per questo, nel senso, più affiniamo la nostra intelligenza, più andiamo ad esigere qualità, migliore sarà probabilmente il prodotto che alla lunga di cui andremo a fruire da parte dei giornali e non solo. Mi fermo qui, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi chiedo di dirmi comunque come la pensate su Pogba alla Juve, magari per la prossima stagione, a prescindere dal commento a Bonucci e parlare di quello che volete qui sotto. Mettete like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i prossimi video che usciranno. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!